Quello che ci aspettiamo è essere tutti risarciti nel modo giusto e che paghi coloro che hanno fatto il danno. Sono circa 2.200 le parti civili ammesse al processo per il crack di Banca Etruria, per la gran parte risparmiatori e azzerati, obbligazionisti ed azionisti. A deciderlo è stato il collegio del Tribunale di Arezzo, presieduto dal giudice Gianni Fruganti, che di fatto ha ammesso quasi tutte le richieste per le quali le difese avevano invece chiesto l'esclusione. È stata una decisione conservativa, nel senso il Tribunale ritiene che prima di vedere il merito della vicenda non vi siano gli elementi per decidere se sì, se no, e ha fatto quindi una valutazione ancora più conservativa di Borraccia, ma è questione di merito e quindi al merito ci rivolgeremo. Tra queste anche quella della vedova di Luigino D'Angelo, il risparmiatore di Civitavecchia che si tolse la vita il 28 novembre 2015 dopo aver visto andare in fumo oltre 100.000 euro di risparmi. Ammesso, oltre al liquidatore della vecchia Banca Etruria Giuseppe Santoni, anche il comune di Arezzo, che invece inizialmente era stato escluso dal gruppo in fase di udienza preliminare. Principalmente la questione è stata improntata su un danno all'immagine che è stato comunque arrecato al comune e comunque anche un danno da perdita di chance per come conseguenza appunto delle perdite derivanti dalla chiusura di Banca Etruria, soprattutto sotto il profilo di contribuzioni fatte anche dalla banca in favore della collettività. Sono state inoltre escluse unicamente una piccola parte di istanze private per irregolarità formali e le due associazioni di consumatori, Federconsumatori e ADU. Le associazioni nazionali sono state escluse per gli stessi motivi in cui erano già state escluse all'udienza preliminare, fondamentalmente perché i reati di bancarotta non tutelerebbero nello specifico i beni che sono perseguiti dall'associazione. L'associazione persegue una generalità di beni. 25 in tutto gli imputati, tra ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti chiamati a rispondere del default dell'Istituto di Credito Aretino, sono accusati a vario titolo di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Tutti erano assenti. È una gogna mediatica alla quale nessuno intende sottoporsi. La prossima udienza è in programma per il 17 maggio. Il processo però entrerà nel vivo solamente il prossimo settembre con l'audizione dei primi testimoni.